Buongiorno a tutti, autorità civili, religiose, militari e politiche, Presidente della Società delle Scienze Umane, Presidente del CDA, amministratore delegato e consiglieri, direttori generali, magnifici rettori, presidi, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori, personale non docente, studentesse e studenti che sono nell'aula sottostante, signore e signori, vi porgo il benvenuto e vi ringrazio di aver accettato l'invito a partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2017-2018 dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Si tratta di un evento molto importante per l'istituzione e per me che per la quinta volta prendo parte alla manifestazione in qualità di rettore. Desidero esternare a tutti voi la soddisfazione per l'intenso impegno profuso da tutte le componenti dell'Ateneo nell'anno trascorso e rinnovare al Consiglio di Amministrazione la gratitudine per avermi affidato il 1 ottobre del 2013 questo prestigioso incarico che continuerò ad onorare con serietà, professionalità e soprattutto passione. Voglio ricordare poi, come ripeto ogni anno per sottolineare il mio legame affettivo con l'istituzione, che provo un particolare compiacimento per il fatto che sono stato il primo strutturato di questa giovane università, avendo preso servizio come professore ordinario di economia aziendale il 1 novembre del 2007. Il 10 maggio 2017 l'Ateneo ha festeggiato il suo 11° compleanno. In questi anni si sono concretizzati processi di crescita e sviluppo impensabili in un arco di tempo così limitato, originati da scelte vincenti e foriere di grandi soddisfazioni che ripagano ampiamente gli sforzi miei e di tutti coloro che hanno fortemente creduto nella possibilità di realizzare una struttura universitaria estremamente dinamica. A questo proposito, come vi illustrerò sinteticamente, molti passi in avanti si sono fatti nei processi di modernizzazione e internazionalizzazione, anche nel corso di quest'anno. Ciò ha determinato un affinamento qualitativo e quantitativo delle attività poste in essere. Prima di analizzare in modo specifico gli obiettivi raggiunti, la situazione attuale, le prospettive di consolidamento e di ulteriore espansione del nostro Ateneo, sottopongo alla vostra attenzione alcune considerazioni sul contesto economico generale, nazionale e internazionale in cui la nostra Università si trova ad operare. Le mie relazioni partono sempre da un'analisi del contesto economico generale, perché qualsiasi entità, qualsiasi istituzione è condizionata nel suo operare dall'andamento dell'ambiente che la circonda. Indubbiamente negli scorsi anni, come dico qui da qualche stralcio che ho introdotto nella relazione, negli scorsi anni, nel 2015 e 2016, ho potuto parlare di una ripresa economica che era ancora debole, fragile, incerta. Nel 2016 ci si aspettava che le cose potessero andare meglio, ma poi in realtà l'anno si è chiuso senza grandi fenomeni di crescita. Nel 2017, finalmente, soprattutto per effetto della crescita superiore alle aspettative, la situazione è decisamente migliorata e si intravedono spiragli concreti e orizzonti migliori. Sì, si intravedono, perché ancora c'è molto da fare sia a livello internazionale che a livello italiano. L'OCSE nell'Economic Outlook semestrale del 28 novembre ha evidenziato un incremento del PIL globale del 3,6% nel 2017, del 3,7% nel 2018 e del 3,6% nel 2019. Una crescita che sembra significativa nei dati, e lo è, e mostra un trend abbastanza stabile, confermato peraltro anche da Fondo Monetario Internazionale e da altri organismi internazionali autorevoli. Quindi c'è questo trend di crescita globale, che però non è un trend tranquillissimo, nel senso che nei prossimi 12 mesi l'andamento dovrebbe mantenersi, ma poi per il medio-lungo termine le prospettive devono ancora dischiudersi, ancora un po' presto per far previsioni. Comunque le cose nel mondo vanno meglio, la crescita c'è,
gli Stati Uniti, che rimangono la potenza economico-finanziaria assoluta di riferimento. Io mi ricordo ormai da tantissimi anni tanti studiosi, commentatori che dicevano 30 anni fa la Cina tra un po' sorpassa tutti, mi sembra che invece gli Stati Uniti rimangano saldi al timone dell'economia mondiale, piaccia o non piaccia, è così, e vivono anche un momento di estrema floridezza, nonostante Trump, dico sempre io, anche nelle interviste che mi si fanno, perché nonostante Trump, perché le prospettive con Trump sembravano potessero compromettere l'andamento così brillante degli Stati Uniti, ma in realtà mi sembra che le cose continuino per gli Stati Uniti e non bene per tutto il mondo ad andare nel modo dovuto. Quindi in questa prima parte io ho tracciato un quadro della situazione globale per poi scendere a livelli più interessanti, più immediatamente riconducibili alla realtà italiana, cioè all'Europa, e a pagina 5, se volete seguire qualche straccio, io oggi vado a braccio per motivi di sintesi e perché poi credo che un oratore abbia il piacere di andare a braccio quando può e non di leggere, quindi leggerò alcuni passi, ma altrimenti impiegherei troppo tempo, andrò molto a braccio. In Europa la Commissione europea ha confermato che la crescita c'è ed è a tassi superiori alle aspettative. E questo è molto importante perché il 2017 ha segnato per l'Unione Europea un momento di rafforzamento. Si temevano le elezioni in Francia, le elezioni in Olanda, le elezioni in Germania. In realtà le cose sono andate forse addirittura meglio delle aspettative e i fronti populisti si sono un po' ridimensionati, ci sono sempre, ma l'Europa nel 2017 direi ha avuto un rafforzamento e lo ha avuto anche sotto il profilo economico della crescita pura. Sono tutti concordi nonostante Brexit, sì, ci preoccupavano molto due cose nel 2016, Trump e Brexit, ma Brexit del 23 giugno del 2016 si è tradotta in un danno, come non essendo un profeta, ma cominciando a studiare il fenomeno, io dissi proprio a Radio Cusano Campus il giorno dopo, ma il problema, se ci sarà, sarà soprattutto per la Gran Bretagna, ed è ciò che si sta verificando, perché già dal giorno dopo qualcuno si è pentito in Gran Bretagna e continuano a pentirsi, perché uscire dall'Unione Europea è qualcosa di molto impegnativo per chiunque, ma nemmeno la Germania, nonostante questa sua predominanza, questa sua leadership che, se saggia, dovrà condividere nei prossimi anni per tenere in piedi il progetto europeo, ma nessun paese può avere la forza di uscire dall'Europa e l'Europa deve rimanere unita per offrire una prospettiva competitiva adeguata alle grandi potenze economiche finanziarie del mondo. E quindi anche qui continuo esaminando il discorso dell'area euro e dicendo come anche nell'area euro si prevede una crescita del PIL del 2,2% secondo la Commissione europea nel 2017 e del 2,1% nel 2018. Ed è proprio di venerdì il dato della BCE annunciato da Draghi, giovedì in conferenza stampa, secondo il quale c'è ancora una revisione a rialzo della crescita nell'area euro al 2,4% e al 2,2% nel 2018. Indubbiamente BCE e Mario Draghi continuano ad essere assoluti protagonisti e rassicurano costantemente i mercati. Il Presidente in ogni occasione ha ribadito la volontà della BCE di intervenire in ogni modo per garantire la stabilità del sistema nel pieno rispetto dei limiti del suo mandato. Quindi la BCE c'è sempre, c'è stata sempre, ha un po' salvato l'Europa a mio giudizio, l'Italia anche e soprattutto. Noi abbiamo la fortuna in questo momento, speriamo che duri a lungo, di avere il Presidente della BCE Mario Draghi, Presidente del Parlamento Europeo l'onorevole Tajani, che oggi è qui con noi. È un privilegio che due italiani possano rivestire cariche così importanti e soprattutto dare il loro contributo fattivo per il bene comune, ma anche nell'interesse del nostro Stato, che ne ha bisogno, certamente con imparzialità, questo mi sembra assolutamente ovvio. Cosa ha fatto la BCE in quest'anno? Beh, ha cominciato a rivedere le sue politiche monetarie,
riducendo a partire dal 1 gennaio del 2018 l'entità del quantitative easing che da 60 miliardi passa a 30 miliardi di euro. Questo perché? Perché la situazione generale è migliorata, le banche, i sistemi bancari godono di una posizione di liquidità soddisfacente, possono erogare crediti alle imprese e alle famiglie, anche se i sistemi bancari, in special modo quello italiano, problemi ne hanno in funzione dei famosissimi crediti deteriorati. E veniamo all'Italia, e mi trovo a pagina 6. Anche in Italia sono in fondo, finalmente per la prima volta, con grande soddisfazione, dopo tanti anni, posso parlare di una ripresa che negli ultimi mesi ha raggiunto livelli significativi, superando di gran lunga le più ottimistiche previsioni. Dopo le previsioni del DEF di aprile, che ipotizzavano una crescita dell'1%, e del Fondo Monetario Internazionale, che a primavera indicava un incremento dello 0,8, dall'inizio dell'estate i dati macroeconomici, nel loro complesso, non soltanto la crescita, hanno cominciato a migliorare. Ma il vero punto di svolta si è avuto il 23 giugno, quando il Fondo Monetario Internazionale ha previsto una crescita pari all'1,3%. E questo è stato importante, sono all'inizio di pagina 7, perché? Perché fin quando un organismo internazionale così importante, di grande riferimento in tutto il globo, il Fondo Monetario Internazionale, non ha detto, attenzione, effettivamente cresce l'Italia all'1,3, a aprile aveva detto allo 0,8, quindi voi capite un incremento. Fino a quel momento si poteva dire, ma l'Istat, il governo, le fonti italiane sono magari, qualcuno poteva metterle in discussione, ma poi è venuto questo discorso delle conferme graduali, prima il Fondo Monetario Internazionale, poi l'OCSE, le agenzie di rating, le tanto temute agenzie di rating, anche loro hanno rivisto tutte le aspettative di crescita italiana nel corso dell'anno. E oggi in quale situazione siamo? Siamo in una situazione in cui dovremmo crescere a fine anno dell'1,5, ma io spero, e ce lo dicono anche gli ultimi dati degli ultimissimi giorni, forse anche dell'1,6%, che è il doppio dell'anno precedente, quindi certamente un risultato importante. Non parliamo di meriti particolari di qualcuno, di demeriti di altri, di condizioni macroeconomiche. Io quando commento, quando dico le cose, mi attengo ai dati e soprattutto all'uniformità di vedute che su questo tema c'è sia a livello nazionale che internazionale. Non credo che questo sia travisabile in alcun modo. Quindi la crescita c'è, l'Italia va meglio sotto il profilo della crescita. Cosa mi preoccupa? Mi preoccupa il fatto che le prospettive per il 2017 e per il 2018 sono di una crescita inferiore ai ritmi che stiamo vivendo in questi ultimi mesi, e questo è preoccupante perché noi, per risolvere tanti problemi che abbiamo, dovremmo avere una crescita superiore a quella attuale, e invece, tranne le previsioni del governo che danno l'1,5% anche nel 2018 e 2019, la stessa Istat scende all'1,4 per il 2018 e 2019, ma poi le analisi internazionali, Fondo Monetario Internazionale, OCSE, Commissione Europea, danno una discesa maggiore, o meglio, un minor incremento del PIL rispetto a quello che si sta verificando quest'anno. E allora cosa dobbiamo sperare? Io sono un ottimista per natura, cerco sempre, naturalmente l'ottimismo deve essere legato all'osservazione della realtà, non deve essere un ottimismo ingiustificato, lo ero anche 2 o 3 anni fa quando cominciavo a commentare i piccoli segnali di ripresa, la ripresa ha assunto toni più significativi, speriamo che nel prossimo anno le aspettative possano essere superate dai dati reali, come è avvenuto già nel 2017. Si dice anche che via di speranza, di sperando muore, però attenzione, ci sono oggi le premesse dovute anche al contesto macroeconomico generale per cui le aspettative potrebbero essere riviste a rialzo e scongiurare questo pericolo che c'è di crescere meno di oggi nel 2018 e 2019, perché questa crescita inferiore
È una crescita inferiore che riguarda un po' tutto il mondo, non soltanto l'Italia. Speriamo che le condizioni possano essere tali per avere un miglioramento oltre le aspettative. Certo, rimangono dei problemi in Italia, ce ne sono tanti, ad esempio quello del lavoro, dell'occupazione, abbiamo un tasso di disoccupazione all'11,1%, quello giovanile al 34,7%, abbiamo una percentuale importante anche degli inattivi, superiore al 34%. Questo è un grande problema, il problema del lavoro in Italia permane. Il trend è in miglioramento, ma non è un miglioramento significativo che assicura alle nuove generazioni un andamento migliore che possa soddisfare le loro esigenze. Il debito pubblico continua ad aumentare. Sul debito pubblico alcune volte c'è confusione, perché io da tanto tempo sento dire ma il debito pubblico migliorerà, qualcuno dice anche che è migliorato, ma fa riferimento al rapporto debito pubblico PIL che è andato migliorando ed è rimasto contenuto nell'ambito del 3%, ma il debito pubblico in assoluto ha toccato anche nel 2017 purtroppo i massimi storici al di sopra dei 2.300 miliardi e si è ridotto leggermente. L'ultimo dato, qui nella relazione c'è il penultimo perché è andato in stampa, è l'ultimo dato del debito pubblico uscito la scorsa settimana, e l'ultimo dato ci dà un debito pubblico a 2.289,7 miliardi. Questo è un grande problema e quindi coloro che nel 2018 prenderanno il timone della nostra nazione dovranno affrontarlo. Non si può più rimandare il tema del debito pubblico, è improcrastinabile. L'accesso ai finanziamenti continua a essere un problema, non devi negarlo. Le imprese hanno problemi per quanto riguarda i finanziamenti, ma perché le imprese e le famiglie ancora non godono pienamente della crescita? Perché la traslazione, il trasferimento del miglioramento delle condizioni economiche dal dato macroeconomico a tutti noi necessita di tempo. Quindi non si può pensare, non bisogna aver studiato economia o essere grandi economisti per capire questo concetto. Se c'è un miglioramento a livello macroeconomico, la traslazione, il passaggio ha bisogno di un po' di tempo. E i problemi rimangono, i problemi delle banche ci sono. Abbiamo la Commissione Banche, abbiamo 7 banche, 4 più 2 più 1, che hanno uno stato preoccupante di crisi, lo sappiamo bene. C'è una commissione al lavoro per accertare le responsabilità, ma non gettiamo il fango però su tutto il sistema bancario italiano. Ecco, questa è una cosa che io ogni tanto sento, mi dà fastidio, perché delle volte si parla, il sistema bancario italiano non è da buttare via e nel periodo di crisi forte è stato un sistema che si è difeso con le armi di cui disponeva e col grande aiuto della BCE di Draghi per tutti i paesi europei e per l'Italia. Oggi abbiamo dei momenti di crisi per alcune banche, potrebbero essercene altre, ma non è finito il mondo. Il problema vero delle banche, anche e soprattutto di quelle italiane, è costituito da crediti deteriorati. Ecco, anche su questo grande confusione. Che vuol dire crediti deteriorati? Vuol dire crediti che presentano difficoltà di riscossione, di cui una categoria, quella in sofferenza, ha difficoltà notevolissime, cioè sono quasi persi. Allora, sui crediti deteriorati bisogna lavorare e diminuirli. Anche qui si sente da qualche mese il trend è in diminuzione, i crediti deteriorati stanno diminuendo. È vero, stanno diminuendo, però attenzione, con grandi sacrifici, perché spesso le banche li cedono ottenendo poco rispetto al valore del credito. Quindi questo è un problema che ancora non è superato, è un problema che conosciamo, e quindi anche le banche hanno difficoltà a concedere crediti. È un meccanismo, perché? Perché se ne hanno tanti che non riescono a riscuotere, prima di farne altri stanno bene attente. Allora, attenzione, le banche secondo me devono tornare a recitare il ruolo, il nostro sistema bancocentrico, e nessuno ce lo toglie questo connotato. Quindi le banche devono essere in condizione di lavorare bene e devono lavorare bene. Ognuno deve fare il suo mestiere. I management delle banche devono stare molto attenti a concedere i fidi.
e le imprese dovrebbero essere molto attente nella gestione e nella richiesta dei prestiti. E insomma, lascio poi a voi le considerazioni del caso, ma anche qui generalizzare non serve a nulla. Noi non possiamo liberarci delle banche, il nostro sistema è di piccole e medie imprese che hanno bisogno anche di banche di dimensioni non troppo rilevanti, perché l'altra critica è il sottodimensionamento, è vero. Il nostro sistema bancario, io scrissi un saggio 35 anni fa sul sistema bancario efficienza e dimensioni, in cui dicevo bisogna far crescere le dimensioni, bisogna realizzare economia, sì, però anche le banche di dimensioni minori nel nostro territorio hanno una funzione fondamentale. Allora il processo deve essere graduale, mirato e soprattutto tendente a valorizzare le nostre risorse. La legge di bilancio, stiamo vivendo l'iter della legge di bilancio, un momento fondamentale nella vita di ogni paese e del nostro Stato in particolare. È una legge di bilancio che a aprile si presentava veramente difficile, poi essendo migliorate alcune condizioni si è dischiusa qualche via migliore e quindi la nostra legge di bilancio, pur avendo disponibilità molto limitate e essendo impegnata per gran parte a far fronte alle famose clausole di salvaguardia che riguardano l'IVA per 15,7 miliardi, la nostra legge di bilancio qualcosa propone, certo è molto frammentata e qui si dice, si cerca di accontentare un po' tutti con questo discorso della frammentazione. Insomma, poi ci sono anche giochi politici in ogni caso. Quando c'è una legge di bilancio ognuno recita il proprio ruolo e comunque indubbiamente ci sono tante cose da fare. Per il momento accontentiamoci di rimanere ampiamente al di sotto del famoso parametro del 3% e poi cercheremo di migliorare sperando che la crescita possa essere ancora superiore alle aspettative. Ecco, un cenno anche all'Unione Europea, al contesto europeo, visto anche il nostro ospite d'onore di oggi, sono a pagina 9, al terzo capoverso. La politica dell'Unione Europea, soprattutto dopo Brexit, deve essere orientata a dare più respiro ai Paesi membri che ne hanno bisogno, magari con l'ausilio di altri, come la Germania, che godono di situazioni migliori. Coesione e condivisione sono fondamentali per assicurare la sopravvivenza e il rilancio del progetto europeo e per garantire ai governi l'esistenza di strumenti idonei a fronteggiare populismi, proteste anti-euro ed altre eventuali uscite dall'Unione Europea che potrebbero ostacolare il desiderio di proficua ed effettiva integrazione, dopo decenni di tentativi parzialmente riusciti. In definitiva, per il nostro Paese appare necessario intensificare gli sforzi all'interno e all'esterno dei confini nazionali, al fine di ambire a una crescita economica più intensa e solida anche nel lungo periodo. Riduzione del deficit e del debito pubblico, dati sull'occupazione più incoraggianti, lotta alla povertà e alle diseguaglianze sociali devono essere gli obiettivi da perseguire con forza per eliminare gli ultimi strascichi della fase recessiva e costruire le basi per un recupero di credibilità internazionale che possa riportare l'Italia ai livelli che le si addicono. Indubbiamente, perché oggi noi abbiamo una grande chance che indirettamente si è creata dopo Brexit, cioè la chance di diventare protagonisti, come poco poco stiamo già facendo, e cioè diventare il terzo paese di riferimento insieme a Germania e Francia, visto che l'Inghilterra ha deciso in questo modo il 29 marzo del 2019 dovrebbe uscire. Uso il condizionale perché nella vita non si può mai sapere, e la Gran Bretagna sta vivendo sulla sua pelle le difficoltà legate all'abbandono dell'Europa. Certo, ormai il processo sembra avviato, ha superato la prima fase, ma non si può mai dire, potrebbe anche succedere, io me lo augurerei, sarà difficile, un ripensamento da parte dell'Inghilterra. Adesso, dopo questa introduzione di carattere economico, passiamo al nostro Ateneo, alla Niccolò Cusano. La giornata di inaugurazione dell'anno accademico per un rettore è un momento di riflessione su ciò che si è fatto nell'anno trascorso e soprattutto di individuazione dei processi di miglioramento, di ammodernamento, di internazionalizzazione, di crescita dell'Ateneo, confrontando anno per anno, così come ho fatto
per la parte economica generale, io ho costruito un quadro di riferimento nella mia mente per vedere proprio e offrire alla vostra attenzione soprattutto i miglioramenti che il nostro Ateneo ha prodotto nel corso di questo anno. Per cui nella relazione, che è molto lunga, l'avete vista, ma non mi immaginavo mai di leggerla, e che lascio a vostra disposizione per soddisfare qualsiasi curiosità sul nostro Ateneo, io coglierò soprattutto gli aspetti di grande novità di quest'anno, ce ne sono tantissimi, nemmeno li toccherò tutti, e poi, andando avanti, naturalmente parlerò, per coloro che per la prima volta oggi sono ospiti della nostra manifestazione, parlerò del nostro Ateneo. La nostra offerta formativa è molto ampia, considerando che siamo un'università giovane, piena di dinamismo e di entusiasmo, ma giovane. Eppure abbiamo un'offerta formativa importante, con 13 corsi di studio, che sono allocati in 6 aree: l'area economica, l'area di giurisprudenza, scienze politiche, scienze della formazione, psicologia e ingegneria. Noi abbiamo sempre tenuto molto, come vi dirò più avanti, all'aspetto della cura dello studente, alla didattica. Noi siamo stati sempre ligi al rispetto dei requisiti di docenza che il MIUR ha fissato per gli Atenei. Non abbiamo mai perso un colpo, anzi siamo anche andati oltre, ne abbiamo sempre avuti di più, tuttora, perché tuttora noi abbiamo 9 professori ordinari, 27 professori associati, 7 straordinari a tempo determinato, 14 ricercatori a tempo indeterminato e 33 a tempo determinato, più ovviamente, come tutti gli Atenei, una gamma di professori a contratto che coprono altre esigenze didattiche. Abbiamo poi una serie di master, corsi di laurea, ne abbiamo tantissimi che si riferiscono a tante aree disciplinari, soprattutto con attenzione, perché l'università italiana deve migliorare in questo, deve avere attenzione al divenire, cioè che sta succedendo? Mi devo adeguare, non posso rimanere agli standard di 20-30 anni fa. Io sono ancora in un'età così, un po' di mezzo, ma anche i miei colleghi che hanno 5-10 anni più di me dovrebbero capire che l'università è cambiata. Se si vuole andare avanti in un certo modo bisogna modernizzarsi, e noi cerchiamo di farlo tutti i giorni anche con le modalità attraverso le quali ci rivolgiamo agli studenti, perché noi abbiamo una metodologia tradizionale nostra, perché nasciamo come università telematica, poi abbiamo una metodologia intermedia che si basa sull'approccio telematico e un contatto in videoconferenza oppure in presenza con i professori, e poi abbiamo anche una metodologia in presenza che si abbina a quella telematica, dove la componente presenza diviene più rilevante. Infatti nell'aula sottostante, li vedrete poi durante il pranzo, abbiamo tantissimi giovani studenti. Io spesso sto nei corridoi, io sono un professore a cui piace stare in mezzo agli studenti, dice ma dovrebbe essere sempre così. Sì, è vero, a me piace in modo particolare, diciamo così, e quindi io ne incontro sempre tantissimi giovanissimi qui, e prima ovviamente 5 anni fa, 10 anni fa non li avevamo, oggi quindi abbiamo questa peculiarità importante, e c'è la possibilità di avere lezioni in presenza, lezioni in videoconferenza, quindi di abbinare proficuamente queste modalità che possono essere utili ai vecchi studenti lavoratori che stanno diminuendo vertiginosamente, ai giovani che cominciano a frequentare in numero massiccio il nostro Ateneo, e quindi, come nella vita bisognerebbe fare, prendere il buono da ogni parte, metterlo insieme e cercare di fare le cose nel modo migliore possibile. E poi, e sono a pagina 11, questa iniziativa che il Presidente della Società delle Scienze Umane ha voluto porre in essere ormai da 4 anni, le borse di studio, noi li chiamiamo i click day perché abbiamo un meccanismo particolare, le borse di studio che vengono attribuite ai neodiplomati dell'anno precedente, ne abbiamo fatte 200, 100, 150, tantissime. Gli studenti vengono, frequentano senza pagare nulla, triennale, magistrale, dice ma come fate la scelta? Ma io nella mia esperienza ho imparato che molti studenti che non sono bravi nella scuola secondaria superiore, dove io ho insegnato per 15 anni, lo dico sempre in ogni circostanza, anche in televisione, perché per me è un motivo di vanto, non di vergogna,
come qualche volta qualcuno pensa, aver insegnato negli istituti tecnici economia aziendale per 15 anni. Tutti dovrebbero insegnare alle scuole secondarie prima di insegnare all'università, perché farebbe bene per la didattica e per gli studenti. E quindi dicevo, spesso si stenta al diploma e si va bene all'università, oppure il contrario, sei bravissimo al liceo e poi all'università ti perdi. Allora perché mettere in discussione questo elemento? Noi abbiamo pensato, facciamo le borse di studio ma senza merito, cioè non le diamo a quelli che hanno preso il massimo, le diamo a chi si preoccupa di prenderle per primo. Ecco, click day, perché c'è un giorno in cui vengono in PEC inviate queste indicazioni e i primi che aderiscono poi hanno diritto a queste borse di studio, naturalmente dovranno rispettare per mantenerle una serie di regole. Abbiamo sviluppato, e ve ne parlerà, sono convinto, il Presidente della Società delle Scienze Umane, il nostro processo di internazionalizzazione a ampio spettro. Siamo diventati Ateneo di diritto inglese in Gran Bretagna, a Londra, e poi abbiamo questa crescita territoriale anche in Spagna, anche in Francia, negli Stati Uniti stanno venendo fuori degli accordi. Dipenderà poi dalle scelte strategiche che matureranno. Ma questa è l'impronta e non vedo perché le università italiane non debbano andare all'estero mentre le altre vengono da noi. Manca assolutamente questa reciprocità. Qual è la paura? La cultura italiana, la lingua italiana è la quarta lingua parlata al mondo. È vero, oggi dobbiamo conoscere tutti l'inglese, per carità. Ma poi ci torno su questo discorso che a me è particolarmente caro. Abbiamo 4 corsi di dottorato innovativo, quest'anno ne avevamo 3, se ne è aggiunto un altro che è sperimentale in Law Cognitive and Neuroscience, con un'articolazione giuridico-psicologica di indubbia originalità. Abbiamo sviluppato fortemente il progetto Erasmus, i nostri studenti ormai vanno spessissimo all'estero, anche numerosi i docenti un po' più a fatica, anzi esorto i docenti a muoversi, perché l'università dipende molto, l'università e le scuole le fanno i professori. Questo è fondamentale, lo diceva sempre mio padre, ed è perfettamente vero. Sono i professori che fanno l'università e le scuole. Se i professori sono bravi e seguono gli studenti, i giovani eccellono. Se i professori non sono bravi e non seguono gli studenti, i giovani non possono eccellere. È una responsabilità che abbiamo noi professori, che dobbiamo tenere sempre ben presente. Come ben presente abbiamo tenuto l'alternanza scuola-lavoro, un tema di grande attualità. Qui direi che è sviluppata in modo, tra virgolette, nobile e originale, perché portiamo i ragazzi in questa nostra emittente, Radio Cusano Campus, che è un'emittente che ha avuto un grandissimo successo e, come vi dirò più avanti, svolge un'attività importante a livello comunicativo. E poi, sono a pagina 12, l'altra novità assoluta che avete visto entrando, il nuovo fabbricato. Un nuovo fabbricato perché è iniziata e sta procedendo velocemente la costruzione di un nuovo fabbricato accanto a quello in cui siamo. Ciò consentirà all'Ateneo di avere spazi sempre più ampi e adeguati per una presenza che già è costante ma diverrà sempre più confortevole per quanto riguarda gli studenti. Soluzioni ecosostenibili ed ecocompatibili arricchiranno notevolmente, con grande soddisfazione di tutti noi, studenti, professori, perché qui si sta bene e lo vedete anche entrandoci la prima volta, perché si fa un po' tutto, non si studia soltanto. Questo è un messaggio che poi darò più avanti. E abbiamo arricchito, avevamo già 16.000 metri quadrati, ma addirittura adesso ne avremo, calcolando in modo corretto, ne avremo più di 30.000, forse 36.000, con tutte queste soluzioni architettoniche particolari. Sarà veramente spettacolare. Ringrazio il Presidente della Società delle Scienze Umane di questo, perché ci darà la possibilità di andare avanti nel modo giusto e di proiettarci verso l'eccellenza, nella quale un pochettino già stiamo entrando, come vi dirò tra un po'. Nella relazione trovate una descrizione anche del nuovo edificio, che prevede un insediamento senza barriere architettoniche, abbiamo tantissimi spazi, sale conferenze, una lavagna molto più grande, sale destinate anche a attività ludiche, palestre, insomma
tantissime cose che possono far star bene lo studente. Questo è l'obiettivo che secondo me un'università deve avere. Ci sono anche delle ramificazioni territoriali che operano a nostro supporto, i cosiddetti poli, dove si ha un contatto territoriale con studenti, perché noi abbiamo studenti di tutta Italia, avvalendoci delle opportunità telematiche, perché la tecnologia, se ben utilizzata, sicuramente è un elemento di vantaggio di cui prima non si disponeva. Allora ce l'abbiamo, utilizziamola, perché è fondamentale e i fatti di tutti i giorni ce lo dimostrano sempre di più. Vi accennavo a Radio Cosano Campus, questa emittente che devo dire ha un palinsesto che tutti hanno gradito, ha vinto le cuffie d'oro lo scorso anno, un riconoscimento importante per una radio, ci aiuta nel nostro lavoro, parla di economia, politica, letteratura, psicologia, giustizia, cinema, gli argomenti più svariati, abbiamo ospiti di tutti i generi, all'inizio come per la Niccolò Cusano Università, anche per la radio c'era un po', non dico di diffidenza, ma un problema di credibilità, realtà nuove. Adesso devo dire che in radio fanno a gara, io anche quando vado in giro in altre emittenti, tutti mi riconoscono, non tanto perché sono il rettore della Cusano, lo dico scherzando, ma c'è un fondo di verità, ma perché abbiamo Radio Cusano Campus. E per me questo è un motivo di grande soddisfazione e conferma anche questa una strategia, e qui entra in gioco quel signore che ho citato prima, il presidente della Società Scienze Umane, che ha avuto queste intuizioni e che noi stiamo utilizzando in modo opportuno in questo processo comunicativo che è indubbiamente fondamentale per lo sviluppo di qualsiasi entità, anche per una università come la nostra. Questo vuol dire modernizzare, essere al passo con i tempi. Certo, noi siamo un'università privata e abbiamo maggiori spazi operativi rispetto a un'università statale in questo senso, però io credo che la mentalità dell'università debba evolversi affinché l'Italia possa recuperare ciò che ha perso nel corso del tempo. Poi abbiamo una scuola di calcio, anche questo sembrerebbe assurdo, una università che ha una scuola di calcio, ma non è assurdo per niente, perché la diversificazione, questo bel sostantivo che forse è anche un po' inflazionato, ma è bellissimo, perché diversificare significa ampliare la mente, significa creare nuovi orizzonti, significa avere una visione flessibile della realtà, ed è valida sia a livello personale che a livello di strutture. E la scuola di calcio, sì, abbiamo la Ternana, adesso non sta andando tanto bene, in questo periodo speriamo che le cose vadano meglio, la squadra gioca bene, però ancora i risultati non vengono pienamente, speriamo di andare meglio. Abbiamo un'iniziativa con Corriere dello Sport, una pagina sul quotidiano che è dedicata ai problemi sportivi, a cui si affiancano, come facciamo sempre, altre cose più importanti, i disabili. Noi siamo vicini a questi temi, abbiamo ospitato qui in Ateneo tutti gli atleti di Special Olympics prima della partenza per Los Angeles 2 anni fa, e siamo sempre vicini sia a livello di comunicazione con la nostra radio e con le iniziative editoriali che con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Questa è una panoramica di ciò che si fa nella Niccolò Cusano, e adesso mi voglio dedicare agli aspetti salienti della vita universitaria, cioè l'attività di ricerca e l'attività didattica. Vedete che io sin dall'inizio li metto, poi devo dare un ordine nell'esposizione, ma li metto sullo stesso piano, sì, perché io qui nella prima riga di pagina 14, quando comincio a parlare dell'attività di ricerca, dico: l'attività di ricerca costituisce da sempre il cuore pulsante, l'elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita di qualsiasi università. Questa affermazione però non va confusa, perché c'è un po' di confusione su questo, perché nell'ambiente universitario spesso si pensa che esista la ricerca, poi la didattica, così quando viene, e invece no. Invece io credo che sarebbe importante in Italia capire che una università è fatta dagli studenti, se non ci fossero gli studenti le università non esisterebbero. Allora venga la ricerca, perfetto, benissimo, la ricerca al primo posto, che è anche strumentale per la didattica, ma non la trascuratezza o l'abbandono o il secondo piano della didattica, non mi sta bene, forse sono una voce isolata, ma la didattica deve viaggiare di pari passo con la ricerca.
La ricerca è fondamentale, soprattutto in alcuni campi, consentitemi di dire, perché io quando penso alla ricerca penso alla ricerca ingegneristica, medica, fisica, nella biologia, in tutte queste attività dove la ricerca riguarda la vita umana, ha una rilevanza stratosferica. Poi esistono altre ricerche, anche quelle mie, economiche aziendali. Non voglio fare differenziazioni, però la ricerca nel vero senso della parola è quella che ho citato per prima, l'altra ricerca, ma con finalità sicuramente meno rilevanti, perché è così e lo capisce anche chi non ha studiato. Quindi ho parlato un po' di attività di ricerca e a proposito della VQR, sono sempre qui a pagina 14, ho ricordato che noi nella prima VQR 2004-2010 avevamo avuto dei risultati molto incoraggianti e positivi. In quest'ultima, 2010-2014, sono a metà pagina, abbiamo avuto ulteriori significativi progressi. La Niccolò Cusano in quest'ultima tornata è stata di gran lunga la migliore tra le telematiche, si è lasciata alle spalle, lo dico con fierezza e con orgoglio, molte università statali e non statali che esistono da decenni. I risultati sono stati in generale buoni nei settori di cui ci occupiamo, eccellenti in ingegneria industriale dove, e questo non è un discorso autoreferenziale, lo decide l'ANVUR, l'organismo che controlla il sistema universitario, il Ministero, quindi noi, secondo questi calcoli fatti da altri, noi siamo sesti in ingegneria industriale. Voi capite che per una università giovane come la Niccolò Cusano, dove si dà un grande spazio alla ricerca, essere sesti in Italia, primi nel Lazio, essere sesti in ingegneria industriale, mi sembra che il Politecnico di Torino è dopo il 20° posto. Allora diciamole queste cose, perché alcune volte invece si vive con pregiudizi, preconcetti, assimilazioni inesistenti di realtà. Sesti è un dato importante che ci porta a un livello di eccellenza che è quello che noi cerchiamo di raggiungere, poi non tutto si riesce a fare pienamente, abbiamo fatto un primo grande passo, perché anche in quella civile siamo arrivati 14esimi, quindi, e poi in economia, psicologia, intorno al 25esimo, 30esimo posto, sono 100 gli atenei in Italia, insomma, sempre risultati importanti. Questo è sicuramente eccellente e ci dà una grande fiducia, vuol dire che la nostra attività di ricerca, grande, grazie ai laboratori che abbiamo creato all'interno, dotati di strumenti tecnologici ampiamente avanzati, le cose vanno abbastanza bene. A questo proposito, e sono a pagina 15, vi voglio segnalare alcune tipologie di attività di ricerca che nascono soprattutto in riferimento alla facoltà di ingegneria, dove abbiamo un bellissimo laboratorio, è stato realizzato un progetto, si chiama iQuad, una progettazione di un sistema a quattro ruote motrici e sferzanti per un prototipo di quadruciclo che si sta perfezionando, ma poi anche eliche silenziose per droni con la realizzazione di una sala di prova anecoica, la progettazione di una macchina automatica per il recupero della nicotina, tante piccole cose che poi però stanno costruendo un quadro di ricerca importante che potrà avere un riflesso fondamentale anche in attività umane di tutti i giorni. Perché questo è un altro grande limite che dobbiamo superare in Italia. E lo dico a chiara voce, avendo fatto la carriera universitaria, e qui c'è il numero uno dell'economia aziendale italiana, eccolo lì, e sa come io ho fatto la carriera universitaria con le mie forze, come tanti altri per carità. Allora attenzione, la ricerca pura, fine a se stessa, un tempo, 50 anni fa, poteva andare bene, anche le accademie dovrebbero capirle, cominciare a capire queste cose. Oggi la ricerca deve essere vista in funzione della realtà operativa e quindi un ateneo deve avere anche la possibilità reale, non illusoria, di guidare i propri ricercatori, di consigliare i propri ricercatori verso attività non astratte. Qual è la giustificazione dei ricercatori e dei professori? Che ciascuno di noi nella vita ha delle ambizioni, giustissimo, per fare carriera bisogna scrivere su argomenti alcune volte poco rilevanti nell'ambito di certe discipline per il benessere della collettività, per la crescita delle attività umane, però importanti per la carriera. Allora cerchiamo di rendere anche le carriere accademiche più vicine alla realtà operativa. È una necessità, altrimenti l'Italia non andrà mai da nessuna parte. Perché oggi
c'è questa necessità, ricerca più finalizzata al collegamento con l'impresa. Lo stiamo facendo un pochetto, è vero, ma troppo poco ancora. La collaborazione tra università e atenei, che viene fuori dal piano Industria 4.0, ma si deve rafforzare, ma non so quanto. E tutti questi discorsi vanno potenziati, perché solo così riusciremo a fare qualcosa di veramente importante che riporterà l'Italia nella prospettiva che deve avere. E poi questo centro di ricerca genetica, che non è strettamente collegato alle attività che sono ricomprese nella nostra offerta formativa, ma che è un centro importantissimo, dotato di macchinari molto sofisticati, ha fatto ricerche fondamentali, importanti, come quella legata ad una patologia cardiologica del cutilungo, che adesso ha intrapreso ulteriori strade, ha esposto alcuni risultati importanti in un congresso internazionale di cardiologia il 23 e 24 novembre, ci sono dei brevetti che stanno nascendo, quindi tutti piccoli passi ma rapidi, perché questa è un'altra cosa importante per l'università e per tutto, piccoli passi ma rapidi, e la burocrazia e tutte queste cose uccidono l'Italia. E predichiamo da decenni semplificazione fiscale, semplificazione burocratica, semplificazione di tutti i tipi, non ne esiste una. Anche nell'ambito universitario stiamo complicando sempre di più, perché dobbiamo adeguarci alla realtà internazionale, sì, ma ci si può adeguare senza eccessiva burocrazia che poi ci fa perdere posizioni a dismisura in ogni settore di attività. Poi abbiamo altri importanti cerchi di ricerca, un centro di ricerca psicologico, un centro di ricerca di natura giuridica, si chiama Law Clinic Procedure Concorsuali, che studia tutti i fenomeni legati al fallimento e alle... facciamo tanti convegni, tante attività, un osservatorio di genere, Ipazia, che guarda con grande attenzione a questi discorsi di genere in riferimento a temi economici aziendali e anche oltre. Poi un nuovo centro, che il centro Eracol, che ha già vinto un bando europeo Erasmus in partnership col Museo dei Bambini di Roma. Quindi la ricerca per noi è importantissima, però è importante anche l'attività didattica. L'attività didattica è sullo stesso piano, è fondamentale per qualsiasi università. Io credo che il successo del nostro paese, speriamo che ci sia in futuro, passa per i giovani si formano nelle scuole e nelle università, non c'è dubbio, il processo di formazione avviene lì e avviene attraverso gli adulti, perché non è che poi gli adulti possano scaricare completamente le responsabilità su scuola e università, gli adulti devono recitare il loro ruolo, nel senso, faccio un esempio molto banale, se un figlio torna a casa e ha preso un brutto voto, non bisogna pensare di andare a scuola o all'università a uccidere il professore. Forse magari si può anche dire, come diceva mio padre a me, ma il professore ha sempre ragione. Ma non perché ha sempre ragione, ci sono tanti professori che hanno torto qualche volta, ma come regola di vita che bisogna anche rispettare le regole, perché il rispetto delle regole è l'unico mezzo attraverso il quale poi si può progredire. Mi stanno sentendo anche gli studenti, loro conoscono bene il mio pensiero a riguardo. Massimo rispetto, gerarchia nulla, ognuno al proprio posto, un clima di collaborazione fattivo, ma le regole esistono come in ogni comunità che deve crescere in modo sano. Certo, i professori hanno un compito importante, molto più importante oggi, perché per i giovani studiare oggi è molto più difficile. Io lo dico qui, vi leggo qualche passaggio a pagina 16, sono in fondo. Le università, come le scuole primarie e secondarie, non esisterebbero se non ci fossero gli studenti, è un'affermazione scontata, assolutamente incontestabile, ma spesso ci si dimentica di tenerne conto. Il docente universitario deve qualificarsi non soltanto in base alla sua attività scientifica, ma anche in relazione alle sue capacità didattiche e, soprattutto in momenti difficili per i giovani, come quelli che stiamo attraversando, deve costituire per gli studenti un punto di riferimento costante che va ben oltre la natura di semplice veicolo di trasmissione delle conoscenze e competenze disciplinari. Cioè, in sostanza, io dico che l'insegnamento non è un lavoro come gli altri, non lo posso paragonare a quello del medico, assolutamente, ma per insegnare ci vorrebbe passione. Se non c'è passione, si può essere ugualmente bravi professori, sì,
con dignità professionale. Questo è il messaggio che va mandato forte alla classe docente. C'è chi nasce professore, c'è chi lo diventa piano piano, mai col dono che il Padre Eterno, chi per lui ha dato, però può migliorare e diventare un buon professore. Sforziamoci di diventare buoni professori, di essere quasi al servizio dello studente. Questa è la nostra funzione, perché lo studente altrimenti studia, prende libri, studia e va a fare l'esame. Se il professore c'è, non deve essere un elemento di contrapposizione il rapporto docente-studente. Non è che il docente sta in alto e lo studente in basso, poverino, a prendere tutte mazzate. No, lo studente deve essere trattato nel modo giusto. Si boccia benissimo, ma col massimo rispetto. Sì, tutte le cose vanno fatte nella vita, ma con rispetto e soprattutto essere disponibili, perché oggi l'attività del docente è importantissima, ed è importantissima soprattutto per quelli meno capaci, perché quelli bravi, cari signori, non hanno bisogno del professore, sono quelli meno capaci, e allora il professore deve avere pazienza, passione, dignità professionale da vendere. Se non ce l'ha, se la fa venire, altrimenti forse è meglio che svolge altre attività. E questo è un altro problema che purtroppo in Italia ancora è poco risolto. Speriamo che in futuro si capisca l'importanza dell'attività didattica anche nel contesto universitario. Più importante, io dico sempre, più facile fare il professore universitario che il maestro d'asilo, è vero, perché la difficoltà di apprendimento dei discenti e di comunicazione dei docenti è più elevata al decrescere della scuola, perché è chiaro, è facile far capire le cose agli studenti universitari, molto più difficile. E poi altri messaggi agli studenti, cioè l'importanza dello studio. Lo studio è fondamentale perché ci dà la capacità, la forza di eccellere, o se non altro di distinguere. Certo è fatica, lo dico sempre quando svolgo le attività di orientamento, ragazzi, studiare è fatica. Quando gli adulti vi dicono ma tu studi, con tono anche, no, di sufficienza, ma studiare si fa nel modo giusto, è una grande fatica. Io faticavo molto e fatico molto, perché di più, perché studio molto anche adesso. Quando studio, il lavoro è una fatica minore. Allora diciamole queste cose agli studenti, perché gli studenti devono capire i valori, sono i valori che poi ci guideranno al di là dei dati macroeconomici verso un'Italia migliore, che potrà anche progredire come merita di fare. E poi qui ci sono scritte tante altre cose, ma ovviamente non posso andare avanti. Ma il messaggio sull'attività didattica è una cosa a cui tengo in modo assoluto. Perché? Perché bisogna che si capisca che anche all'università è importante. E passo alle considerazioni conclusive. Il quadro economico generale nel 2017, nonostante eventi internazionali del 2016 come Brexit, elezioni di Trump, di cui ancora oggi non è possibile decifrare e delineare pienamente gli effetti, ha registrato un costante miglioramento. I principali dati evidenziano in modo inconfutabile, per la prima volta dal 2007, significativi progressi e andamenti superiori alle attese, che ci incoraggiano a sperare in un futuro migliore. C'è ancora molto da fare in Italia, però qualcosa abbiamo già recuperato in termini di reputazione. Stiamo uscendo da un periodo di grande difficoltà, non c'è dubbio, però l'uniformità di vedute che si ha a livello nazionale e internazionale ci dice che la crescita c'è e che andiamo meglio, l'abbiamo detto. Gli obiettivi sono quelli che già ho citato prima: crescita maggiore, miglioramento del livello occupazionale. Bisogna combattere la povertà, 4,7 milioni di persone in povertà assoluta, problemi tanti, ma pian piano forse potremo migliorare. Il sistema universitario sicuramente nel 2017 ha avuto questa fase rilevante della valutazione della qualità della ricerca, e poi ci sono tentativi di sistematizzazione della regolamentazione specifica del settore universitario. Perché dico tentativi? Perché anche in questi tentativi io spesso, come tanti miei colleghi che vedo qui in sala, mi accorgo che questi tentativi di sistematizzazione anche nella regolamentazione universitaria e di alleggerimento proficuo rimangono tentativi. Allora dobbiamo cercare di migliorare anche in questo, perché altrimenti la burocrazia ci uccide in tutti i campi e non faremo mai nulla. Certamente le risorse offerte agli Atenei
per le attività di ricerca e per le altre attività sono scarse, molto più scarse rispetto a altri paesi dell'Unione Europea e anche a livello globale. Tuttavia il fondo di finanziamento ordinario, cioè un'inflazione di tendenza, nel 2018 migliora del 6,4%, ma è pochissimo perché noi in spese di ricerca e istruzione in Italia spendiamo pochissimo rispetto al PIL in percentuale confrontata con altri paesi. Bisogna andare avanti sulla strada dell'internazionalizzazione, però, e questo lo dico sempre, chi già mi ha ascoltato in questa sede lo sa, l'internazionalizzazione non deve essere confusa con l'esterofilia. Cioè, noi dobbiamo essere fieri di essere italiani, abbiamo avuto un periodo di 10 anni nero, più nero degli altri, bisogna risorgere, ma non essere esterofili. Dobbiamo essere fieri e cercare anche di esportare la nostra cultura, per quanto possibile, all'estero, come dicevo in precedenza, e parlare la lingua italiana. Perché noi in Italia, ancora, forse qualcuno non se ne accorge più, ancora parliamo la lingua italiana. Io quando partecipo ad alcuni dibattiti televisivi, alcune volte mi metterei le mani nei capelli in diretta, perché sento parlare un italiano indecente. La lingua italiana è il biglietto da visita di tutti noi, studenti, professori, adulti, e credo che anche da 500 anni si parlerà in italiano. Per cui l'inglese è al pari, ma anche e soprattutto l'italiano, perché rimane fondamentale per il processo formativo dei nostri giovani. Poi abbiamo questi dati preoccupanti, il numero dei laureati che da noi è il 26,1%, siamo penultimi in Europa, andiamo sicuramente male anche se confrontati con altri paesi dell'Ocse, bisogna che il numero dei nostri laureati cresca, però attenzione, anche questo non va confuso. Non va confuso nel senso che esistono anche professioni importanti che vengono svolte senza laurea. Le nostre imprese stanno cercando delle figure specializzate e non riescono a trovarle. E questo è importante da sottolineare. La nostra formazione deve tener conto di aumentare il numero di laureati, ma anche creare professionalità. E finalmente arrivo in ultima pagina per il vostro sollievo e leggo queste righe di conclusione. Naturalmente premettendo che avrei ancora tante considerazioni e idee da sviluppare, ma in questa parte finale sintetizzo un po' ciò che ho detto in modo naturalmente estremo. Le linee guida del mio rettorato continueranno ad essere decisamente orientate verso l'internazionalizzazione a livello sia scientifico che operativo, nel pieno rispetto del piano strategico predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Seguirò e incentiverò l'attività di ricerca, ma dedicherò, come ho sottolineato in precedenza, grande attenzione alla qualità della didattica e alla centralità dello studente, ma non a chiacchiere, nei fatti, perché io questa espressione la sento utilizzare in contesti importanti, anche quando ho evidenza che sia un'espressione inflazionata, usata così per caso, ma che di centralità dello studente poco si abbia nella realtà. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutte le componenti dell'Ateneo che con l'attività svolta, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e in relazione alle sue competenze, hanno consentito di raggiungere i risultati che ho ricordato. Mi riferisco al Presidente della Società delle Scienze Umane, Presidenti del CDA e del Collegio dei Revisori, all'amministratore delegato, ai consiglieri revisori, ai direttori generali, ai professori e ricercatori e infine a tutto il personale tecnico amministrativo il cui impegno è stato, è e sarà fondamentale per il buon funzionamento e il successo dell'istituzione. Un ringraziamento particolare a quest'ultima categoria, senza la quale l'Università Niccolò Cusano non avrebbe avuto il successo che ha. Spero ovviamente che continui e si rafforzi l'unità di intenti dei soggetti quotidianamente impegnati per l'ulteriore sviluppo di un Ateneo che ha evidenziato estremo dinamismo, raggiungendo apprezzabili livelli qualitativi nell'attività di ricerca, nell'offerta formativa e nella didattica. Sono convinto che l'Università Niccolò Cusano, continuando su questa strada ed espandendosi con determinazione a livello europeo e internazionale, registrerà un processo di crescita sempre più intenso e significativo. Certamente continuerò a impegnarmi con grande determinazione per contribuire in modo rilevante alla realizzazione degli obiettivi descritti. I primi 11 anni sono passati velocemente, con grandi risultati e straordinarie soddisfazioni. Andiamo avanti con la medesima determinazione e ne verranno altri che forse oggi sembrano impensabili o difficilmente raggiungibili.
Ed è con questo auspicio che, ringraziandovi ancora per la partecipazione e anche l'attenzione, nonostante la lunghezza del discorso, che dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2017-2018.